minore uguale. Ah, sì, mi ricordo. Lord Shinigami, un altro mese passato insieme, che spasso. Che altro aggiungere? Con la sub al gatto avete tantissimi vantaggi, come il 10% di bellezza in più e video di qualità. Sempre comunque le si vuole bene. Grazie mille, il video di qualità verrà registrato in settimana nuova, per forza di cose. Vedo se riesco a registrarne due, perché così ci prendiamo avanti anche per la settimana dopo. Mi è arrivato oggi il reminder. Ehi, ricordati il video dei sub. È giusto, me ne ricordo, mi sono il reminder apposta. Dino, i nostri primi due mesi insieme ed oggi sono in ferie, così potrò godermi la sua live. Grazie mille. Godiamocela. Ah, sì, e domani ci vediamo, eh. Domani ci vediamo. Ah. Grazie Negan. Il discorso della casa non ho saputo più niente. Però ho risolto il discorso delle magliette, dai. Entra. Una cosa o l'altra l'ho finita. Vediamo se le ha già rimesse online. Entra. Vediamo un po'. Eccomi. Sì, sono tornate online le magliette. Allora, ve le linko naturalmente. Grazie a Negan e Marty Lolz. E Mri, grazie ragazzi. Per quanto riguarda le magliette, che dire delle magliette? Sono tornate disponibili. So che alcuni di voi hanno chiesto il rimborso. Entra. Ho il comando, è vero, vabbè, chi se ne frega. Per adesso niente felpe, Michele. Per adesso sono magliette, faremo delle... Ah no, è ancora esaurito, c'è scritto. Vabbè, dopo sento, è vero che c'è scritto esaurito, nulla. Dopo gli telefono. Mamma mia, pensavo le avesse già rimesse. Non importa, comunque. Le magliette torneranno presto disponibili. Ero sicuro fossero già disponibili, ma torneranno disponibili, credo, in giornata oppure nel weekend. So che alcuni di voi hanno chiesto rimborso di quella dei pirati per via dei colori slavati. Mi dispiace un sacco. Mi ha detto che questa cosa qui è successa perché hanno vista la quantità industriale di colori che c'era in quella maglietta lì, l'hanno fatto fare ad esterni. Buongiorno anche a lei, signorina Sara, che regala 5 sub stamattina. A Claudi, a Mauro, a Resray, alla Punny e a Luke, 15. Buongiorno a lei, grazie mille, grazie mille. Ringraziatela. Ringraziatela. Detto questo, che stavo dicendo? Le magliette torneranno disponibili. Stavolta i colori dovrebbero tornare, dovrebbero essere buoni in ogni tipo di maglietta, quindi non vi preoccupate, hanno un macchinario nuovo, fanno tutto quanto loro. E che altro volevo dire? Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Ah, sì. Una volta c'era il problema che tu dovevi, tra virgolette, prenotare la tua maglietta. Sì, per e aspettare. Quando arrivavano a 10 ordini, facevano e spedivano 10 magliette, no? Tu devi essere Questa cosa non succederà più. Questa cosa non succederà più. Possono fare anche una singola maglietta, un singolo ordine. Quindi ognuno riceverà la sua maglietta poco dopo averla ordinata. Cioè, la ordini poco dopo, in tempi tecnici, naturalmente, che viene stampata e spedita e la riceve a casa. Quindi, il mio sfondo non lo puoi avere, dammi, ma puoi avere la maglietta. Risolto il problema delle sub mancanti. Vado a vedere, ma non mi pare. No. No. Però vabbè, che dobbiamo fare? Magari è gente che si è semplicemente stufata. Ci sta. Io do la colpa a Twitch. Perché ha fatto solo cacca. Però ti hackerò il PC per lo sfondo. Grazie a Gio Scherzo per i suoi 22 mesi. E dice buh. Giustamente dice buh. E Marty Lolz è riuscito a condividere il messaggio. Adesso, buongiorno gatto. Oggi niente lezione causa sciopero. Spero di vederla al Cartoon Mix domani. Grazie mille. Ma lo sciopero non era solo di quelli che guidano i veicoli che vanno su binari?
Ma che sciopero c'è oggi? Non ho capito. Non so niente, sono fuori dal mondo degli scioperi. Anche perché io posso scioperare quanto mi pare, se sciopero non guadagno niente, quindi. Come chi sciopera naturalmente, però effettivamente il concetto è lo stesso, che se io sciopero non risolvo un cazzo. Vedi? Sono sobrissimo stamattina. Elegante. Per una cenata galante stasera. Grazie a Bimet, centro di questi giorni gatto, le si vuole bene, grazie mille. Sciopero libera tutti. Sono macchinista di metropolitane, quel di Milano merda, e non abbiamo scioperato. Difficile scioperare se non siamo un capo, vero? Vero, però effettivamente, visti i problemi che abbiamo avuto con Twitch, ce ne potremmo lamentare un po'. Pubblicità occulta a Twitch. Ce ne potremmo lamentare, insomma. Per Twitch e YouTube, guarda, è stato un mese speciale. Un po' di mal di pancia. Ho un po' di mal di pancia. E ragazzi, io vi chiedo scusa, ma devo andare in bagno. Quindi facciamo che vi rimetto un attimino il pre-live. Vi rimetto il pre-live, vi metto solo delle canzoni gratuite. Così dopo non diventiamo scemi. Spero. No, 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 in libreria, in libreria. E adesso ho bevuto il caffè. Non ho mal di pancia, in realtà, devo semplicemente andare in bagno. Ecco qui. A tra poco, promesso.
A domani, The Flex. Scusatemi, scusa, sono tornato, vi ho rubato 10 minuti di live, perdonatemi. Se suona non devo sentire. Eccomi qua. Come va? Fatti perdonare, devi fare una 24 ore. No, però volevo fare una 12. Volevo fare una 12 il 22 per il day one di Sekiro. Mi piacerebbe tanto. Adesso vediamo, ma mi piacerebbe molto molto fare il day one di Sekiro Shadow Die Twice al day 1. Mi piacerebbe tanto. Adesso vedo con gli impegni, vedo con tutto. Una dolce tutta dal bagno. Volendo. Grazie a Sen per i suoi 2 mesi e Tommy Cocci per la sua sub, che è una resub, però non so di quanto è. Ho visto che aveva il badge da 6 mesi. E che ne so. E grazie anche a Ornito Panda, siamo già a 2. Posso chiedere una benedizione per stasera? Dopo tanto tempo torno ad esibirmi come illusionista e sono un po' in agitazione. Ma è bellissimo! Fai comparire le colombe? Ma tanti auguri! Ah, sì, mi ricordo! Risulti abbonato, Mr. Ree. Ti avevo anche ringraziato, eh? E c'hai più di 12 mesi, tu. Non lo so che durata ha. Credo che la schermata iniziale cambi a ciclo. Che succede? Ok. Adesso sono tornato. Restiamo in tema live, non parliamo di cazzate, non parlare tra di voi. E guardate che bell'aeroplano, che è arrivata una signora nuova. Che cazzo è questa qua? Cosa vuole? Scusami, tutta quella scena, arriva, saluta e... E mo? Cioè, dove si è parcheggiata poi? Diagramma per gli autobus. Ho aggiunto qualche cisterna d'acqua così che posso sopravvivere a un viaggio nel calore deserto. Dice lei. E ok, grazie di questo. Aspetta che non sono... Devo andare a pagare l'abbonamento per la legna. Va bene, Mauro. Ok. Ad esempio, io non voglio assolutamente avere questi. Come si fanno a togliere? Ma... Ok. Perché ogni cosa deve avere un tasto diverso? Ecco, il dorsale qui. Quando devo dare il cibo agli animali, però è l'analogico destro. Ok, togliamo questa roba qui che non mi serve. Ok. Conferma. Paga. Ah, pago anticipatamente. Ah no, gli dico per quanti mesi? Boh, gli dico 2 mesi. Facciamo 3. Ah, pago subito. Pago subito i 700 con... Ok, va bene. Poi nel caso cambiamo. Allora, devo costruire l'ara e mi mancava il tubo. È vero che mi mancava il tubo. I tavolini a te. Aspetta un attimo. Allora, secondo te me ne manca uno. Perché me ne manca uno? Mi serve legno massiccio. 6, 12, 18.
Ah, eccolo qua. Perfetto. Per il tubo arrugginito, cosa devo fare? Poi c'è il corno di pelle che mi serve la pelle blu e quello però sappiamo già dove beccarlo. E Lara è l'amica robot del nostro amico robot. Ok, fammi vedere un attimo qui. Fammi vedere gli autobus, così nel frattempo magari mettiamo anche in lavorazione. Pneumatico di gomma 4, sedile singolo 6, involucro d'acciaio 4, orca vacca, motore avanzato 2, l'involucro in acciaio cosa richiedeva? Non mi ricordo più. La lampada impermeabile. Ok. Mi serve del vetro rinforzato e dell'alluminio. Ok. Vabbè, il vetro rinforzato in realtà già ce lo abbiamo. Allora, il coso blu, sì, lo trovo picchiando dei cosi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Grazie Shilok, San Gatto, posso chiedere una benedizione per l'imminente correzione del mio lavoro di tesi? Tanti auguri a lei, buon uomo, tanti auguri. Non mi sembra... non lo so. E grazie anche da Kira. La casa non la possiamo ingrandire, ragazzi, perché non ho spazio. Banalmente, allora i tubi noi, allora ci servono 8 tubi, mi pare, possibile? No, 4 tubi di bronzo, che mi ha messo qui, ok. E ce li abbiamo gli 8 tubi di bronzo. Però ci mancano le orecchie e il tubo di ferro arrugginito che abbiamo venduto. E nutri a cavallo non ne ho idea. Ah sì, consegno i tavolini intanto, hai ragione. Vabbè, non credo scadessero a breve comunque. Ok. Perfetto. E se rendessi te più virile io stesso? Aggiungi il peperoncino a un tè a tua scelta e vedi cosa succede. Ma è una quest o... dove va? Dove va il cavallo? Dai! Vediamo se qui vendono dei tubi arrugginiti. No. Il tubo di ferro lo trovo pescando, ogni tanto esce al posto dei pesci. Mm. Ma vale la pena secondo te fare quel lavoro lì? Intanto non andiamo ad uccidere i cosi. E Akira adesso riesce a scrivere il messaggio. Sperando sia il rinnovo giusto e Twitch non esploda. Si rinnovi in Agri, ottimo lavoro. Buon 8 marzo alle gentili fanciulle. Grazie mille. Questo ti sembrava più largo, Gabriel. La casa di livello 2 occupa lo stesso spazio dell'altra? Ma adesso vediamo. Come si scendeva da sto cazzo? Ah, col dorsale, giusto. Spada e ammazziamo queste cose qui che ci servono. Le pellicce blu. Ma vaffanculo. Ci serve anche la factory, sì, che da come ne parlavate sembra il paradiso dei costruttori. Alan Zitto e Mosca, buon di gattone col taglio bello. Grazie mille, grazie mille. Sciottati tutti i bastardi. Quante pellicce c'ho? Ne ho 9. Sono poche ancora. Allora io direi di andare qui giù, dove si poteva pescare. Vediamo se tiriamo su dei tubi. Cosa succede? Scusate. Mi si è... Per qualche motivo Windows mi ha mandato una notifica. Luke Sparrow, 26 mesi oggi forse, ma ci si vede domani. Grazie mille. Che bello domani. Siete pronti? Devo equipaggiare la canna da pesca. Grazie. Tier 2 tra l'altro, Luke, è vero, me ne scordo sempre. Lei è un gentile, grazie mille. Ops. E dopo andiamo, Lady. Una racchetta, scusami.
lo voglio. Grazie a Bedwear. Ma quindi se io sto qui ad aspettare, prima o poi mi capita il tubo? E io sto fermo qui e aspetto. Prima o poi mi capita un tubo. Ma non esce. Ah, dopo tre perdi l'esca. Ok, allora uno. Due. Ok, peschiamo il terzo allora. Facciamo così. Che ansia. No. Non so cos'è. Ah, una collana, niente. Si trova anche me. Quello lì era un pesce con la corona. Vaffanculo, sembrava fighissimo. Credo. No. No. Ok. No. Adesso tirerei su anche Moby Dick, ma quel tubo non uscirà, certo. No. Né. La racchetta. Però non spreco l'esca con le cazzate. Quante probabilità ho? Neanche secondo me, Gabriel. Però stiamo raccogliendo comunque delle cose gratis, tra virgolette. Il tubo l'ho preso ai pesci, al primo ponte dai pesci. Scusami. Ah, vicino... vicino al ponte che abbiamo costruito noi. Come si torna su? Così in verticale. Metodo efficacissimo. Ok, ammazziamo questi qui. Alla guardia civile. Ma la guardia civile non recupera queste cose qui. O sì? Adesso vediamo. Dove c'è l'isola? Poveri slurpi stanno pascolando e adesso sono tutti morti. Mi hanno fatto comunque parecchio danno. Ops. Parliamo comunque di un 5%, la madonna. Provo ad andare a vedere qui al coso. Grazie a Bibbe! Al corpo civile. Ah, ma la storia del tè piccante la dovevo fare per davvero, una quest. Ma che storia? Vedi che nessuno di questi mi procura un tubo arrugginito. Pelle blu la potevo prendere. Che cazzo, l'ho venduto. L'unica roba che ho venduto. Grazie a Marnaldo. Entra. Spruzzolo mascotte dei fruttolo. L'ho già letto. Buona giornata a lei, Luke Sparrow. Buona giornata. Quindi che mi conviene fare? Il tè picca... Io il tè non, sinceramente non saprei come farlo.
per giocare uso è, non mi ricordo, un Samsung curvo a 144 Hz. E grazie anche a Mr. Philo. Che vuole? Un'ora di insalata, ti regalo... Non ce l'ho l'insalata. Entra. Donna collana. Ma le è piaciuto. No, che voleva? Non volevo lei, volevo questo. 72%, ma che due palle. Il tello acquisti dalla vecchia, grazie mille ad Alex. Che è chiuso però, sono le 20. Coglioni la vecchia, eh. Full HD, il mio monitor. Ho della piccantezza. No, però adesso posso preparare le cose che mi servivano. Uno? Cazzo, mi mancherebbe ancora un po' di pelle blu. Oh, ascolta, al volissimo, torniamo lì. Ammazziamo quel che dobbiamo ammazzare, abbiamo fatto. A me non ci dobbiamo tornare anche domani. E Marco con la K, grazie mille. Perché i lingotti d'acciaio, Filippo? Mi servivano? Entra. Rusty Pipe si chiama in inglese. Perfetto. Per l'autobus. Dice la porta deve avere un 10% di rate. Ma è pochissimo un 10% di rate. Vabbè, adesso torniamo a casa, dai. E poi vediamo. Ciao, Phyllis. Ok. Che dobbiamo fare? Sprofondato nell'oblio. Ho sbagliato. È tutto buio, Non c'ho più la mia lucina da testa. Allora, a me servivano... Tanto questi li facciamo subito, perfetto. Dobbiamo fare i pneumatici di gomma e ne possiamo fare. Dobbiamo fare i, gli involucri. Per l'involucro... Le lastre d'acciaio mi servivano. Ne ho già una. Ah, mi servono anche i cosi, sì. Aspetta che controllo quanti me ne servono. C'hai ragione. 4 involucri d'acciaio. Perfetto. 4 involucri vuol dire... Aspettate che teniamo a mente le cose. 3 involucri ci servono, quindi... 3 telai... e 3 lastre... e 3 bacchette. 3 3 3. Qui di bacchette ce ne servono, vabbè, quindi devo fare altre 3 bacchette e di telai ne possiamo già fare 4, quindi non ci sono problemi. Faccio delle bacchette in più, ne abbiamo comunque poche e non è male averne, diciamo, già una decina, tanto ci mette poco a farle. Perfetto. E 3 lastre. Ok. I tubi vado a rubare. Non posso. Pie. Cazzo, ci manca solamente il tubo adesso per questa qui. Buongiorno a lei, signor marocchino. Buongiorno. Allora, per i sedili invece, per i sedili, aspetta che controllo così mettiamo già a fare tutto prima di andare a dormire. Ce ne mancano 5, vabbè, asse di legno e pelle. Bisogna farne 16 se non sbaglio. No, 6. Ok. 6 asse di legno e 6 di pelle. 6 asse di legno. Almeno 10. Ok. Fammi...
5 di pelle ancora. Boh. Vado a dormire. Sai che fare una pausa ogni tanto? Ma tua mamma farà una pausa ogni tanto. Mi devo riposare, ecco qua. Porsche gira da Dio con la 2080. Ok. Perfetto. Allora, recupero questo. Controllo la posta, il municipio. Abbiamo un importante annuncio da fare, l'incontro del focolare stasera. Quindi stasera alle 19 abbiamo un appuntamento. E questo lo raccogliamo. Qui raccogliamo. Anche qui c'era da raccogliamo. Poco da raccogliamo lì. Ci manca il tubo. Ci manca il tubo. Per il tubo quindi cosa devo fare? Vado in un sapete in quale dungeon è più pratico tirarlo fuori? In che senso Jack Mart? Non ho capito la domanda. Solo pescare? No, davvero? Porca vacca. Vabbè. E allora andiamo a pescare. Raccolga la cacca. Allora, vediamo se possiamo prendere del tè dalla vecchia. Tè, eccolo qui. Allora, prendiamo due tè, due peperoncini e fammi una ventina di vermi. No, 30. Sì, l'avevo preso nel dungeon l'altra volta. Pescare in videogiochi è brutto. Sono gusti. Non è arrivato. No, infatti l'abbiamo preso nel dungeon. Emily, che vuole? Facciamo una festa. Mi ero dimenticato. Merda, ok. Credo. Mi diceva che devo fare il tè piccante. Ma come si prepara il tè? Con questo? No. Provo a fare così. Tè. E... peperoncino. Prendo. No, porca vacca, no. Tè piccante. A posto. Scusate, scusate. La mia forza è imprevedibile. Devo dunque andare a comprare i biglietti qui all'Emporio. Allora, intanto do a Puli quello che vuole. Il peperoncino ha fatto capire al tè chi comanda. Dov'è la missione qua? Prepare banquet table. Trovo gli inviti. Ah, la nuova città, ok. Ma quindi non devo comprare il tavolo che mi diceva, scusa. Boh, proviamo ad andare all'altro emporio. Nel deserto, adesso andiamo. Mi ha sbloccato la mappa, cazzo, finalmente, dopo 80 anni.
Per espandersi ce ne volevano 100.000, se non sbaglio. E ne abbiamo 98. Le rovine abbandonate 2. Aspetta. Dov'è l'emporio qui? Questo? No, questo qui è il coso. Sono stronzo io? Non è questo il blocco sud? Costa un bel po', ok. Motel. Come nel... suono. Sento dei rumori terribili. E mi vibra il pad. E mi ha dato... Ciao vecchia. Chi è sta vecchia? Non abbiamo mai vista sta vecchia. Nonna dei fratelli Ulu. Perché tutto dal motel? Non è una cosa molto strana? E un po' il blocco sud. Vediamo se magari vendono dei tubi argini. Una motosega! Ma bellissimo! Gli inviti? Ne compro uno. Quanti ne devo comprare? Devo comprare anche... Cosa? No! Cioè, devo comprare anche questo? Porca vacca! C'è la ricetta! No, minchia, la ricetta tutta la vita! Dov'era? È questo qui? Ok. No, ok. Tavolo da banchetto, dammi questo, porca vacca, dammi. Fammi leggere qua. Siamo pazzi. Me lo dici anche? Si fa con... No, mi sa che si fa col banco da lavoro. Possibile? La motosega ha 300 danni. Minchia, bellissimo. Mobili. Ok, sarà qui. Eccolo. Vaffanculo. Vabbè. Oddio, Iber, perché? Adesso vediamo la ricetta cosa nasconde. Che si masticano. Che carini, guarda come corrono. L'aereo! Ecco dove cazzo si era parcheggiata la signorina. Ma chi è? Cosa vuole? Controlla. Questo aereo con i mitraglioni. La motosega me la regalano in una missione. Ok, perfetto. Ok. Niente, non me la mette in missione mai. Che sboro. Allora, 32 di legno massiccio. E allora, 32, 7 tubi di bronzo. Legno massiccio. Ostia, non ce li ho. Vabbè, adesso vediamo. Perché questo qui è girato? L'impermeabile.
sarà qui? Tessuto impermeabile. Mi serve tanto tessuto e tanto muco. Non è che ne deve fare più di uno, no, non credo. Ma credo che sia fattibile. Giusto, devo controllare quando scade la missione, effettivamente. Quando è il compleanno della nostra donna? Quindi ci conviene comprarlo. Per forza. Non ce la facciamo, se no. E qua ci vuole un giorno e 15 ore solo per queste. No, 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 nulla. Non ho tempo. Porca troia. Vabbè, i tubi glieli lascio fare, che schifo non mi fanno. Andiamo a comprarlo. Non li faccio comunque i cosi, non abbiamo abbastanza legno da tenerlo dopo. Sì, sì, ho capito perché. No, era fattibile comunque, eh. Era fattibilissimo. Ecco perché non possiamo ingrandire casa. Si possono comprare i materiali? Posso comprare delle assi di legno massiccio? Non mi pare di averlo mai visto. Gli inviti li devo consegnare a mano. Altre buone notizie? Piazza Torino Capitale! 6x6, facci lei! Grazie mille! Ah, lo rivendiamo nel caso. C'è anche lo sconto. Sì, ma mi fa male al cuore, eh. Grazie a Bofonchior! Devi avere pietanze pronte. Che giornata, non me l'aspettavo che avesse questo risvolto terribile. Grazie a Scotch! Ok. Allora, piazziamo il... Puttana! Sì, allora, piazziamo qui questo sobrio tavolino. Prepare for the party! Invite shits in your party! After party, each participant relationship will improve the pain or food in the hand. Prepare a party. Quindi adesso devo invitare? Ah, prima gli inviti. Ok, invito. Vai a trovare adesso. Allora, invito la vecchia. Che ci tiene la vecchia. Io no. Però lei sì. Dobbiamo fare. Come faccio ad invitarla? Le do il regalo? Ah, ecco qui. Tieni. Ok. Sì, sì, ho capito che devo invitare anche la mia donna. Come un taccagno, perché... Ho speso 8.000 per il coso, i fondi per la casa nuova. Invito tutti tranne... Oddio, 10 persone, non sono tutti, mai. Dov'è la mia signora, però? Se non c'è... Si è persa? Vabbè, la inviterò stasera. Lega Gabriel che resta senza cibo. Questi non bastano. Durante il party dovrei rifornire il tavolo di continuo. Da lui non posso comprare cibo, vero? Però il problema è che neanche qui posso comprare cibo.
dammi questi, dammi questi, questi. Sì, Emily veramente mi sta costando un botto. Allora, invito anche Sonia. Non me ne frega niente della tua insalata. Ma perché sono rimasto a 10 inviti? Ma non hanno accettato? Guarda che tra poco c'è il coso. Aspettiamo qui che adesso arrivano tutti. La devo attivare prima. Devo avere un certo livello di amicizia. Non ho dato giorno e ora del party, ecco perché. Quindi bisogna attivarla la cosa qui. No, aspetta, prepara il party. Sì. Oh, perfetto. Ok, lo facciamo mezzogiorno. Ecco dov'era il punto. Perfetto. Perfetto. Vai. Allora, Sonia. Non posso più... Ma sì, ma che cazzata, guarda. Questa è veramente una merdata. Dai, Alice. Sì, Alice, me ne frega un cazzo. Tiè. Ti invito al party. Priestley. Niente. Abbiamo tanto di cui parlare, per cui iniziamo subito. Va bene. No, no, Gabriel, a quanto pare. Questa è Mali, di Maiali Volanti, ed è stata mandata dal governo dell'Alleanza per ispezionare le rovine in questa zona. Va bene. Sta parlando lei, ma sta parlando lui, oh! Muoveva la bocca lui con la voce di lei. Va bene. Ah no, forse stanno parlando le persone dietro di me, come non detto. Però muoveva la bocca il sindaco lo stesso. C'è davvero parte dei Maiali Volanti? No, ok, era la voce di un altro. Ok, non si sa, ma forse ci potrebbero essere delle altre macchine ammazzafigli. La voce è veramente troppo bassa rispetto al... alla musica. Ho capito, lei è la controllatrice di controllamento. Che domanda è, viene da fuori il tuo aeroplano? Vabbè, lei aspetta, ma tanto mi dirà: vieni qui a menare le mani. Io vado a menare le mani. That's all, folks. Vediamo se lui può venire. Ma sì! Nessuno viene al mio party. Porca vacca. Ma io di chi sono amico? Presi li avevamo già... no. Oh, finalmente. Petra, forse. Il livello d'amicizia nell'inventario. Sì, è un problema questo. Vabbè, uno. È vero, Gabriel.
Ok, allora io vorrei invitare Mike, visto che siamo compagni in questo oscuro, oscuro mondo. No, Albert, non siamo amici, Albert. Albert, noi siamo amici, dai. Albert, tu mi sei amico. Yes! Merda. Dove cazzo la trovo May a quest'ora? Grazie ad Ultra Chaos. Vita Higgins? No. Poi è che dovrei invitare la vecchia, ma la vecchia mi ha già rifiutato perché è una testa di cazzo. Andiamo a letto, dai. Oh, Emily! E siamo due. Poi domani vediamo. Che incubo. Salve, signora. Sì, voglio le consegne minerali. Sì, tantissimo. Tantissimi minerali. Ah, aspetta, ci devo ancora parlare? No, c'ho una questa in corso, ma ok. Non so se finite. Che cazzo irrigano qua? Allora, la vecchia. Vecchia, parlami, vecchia. Scusami, l'ha accettato o no? Non l'ha accettato! Non l'ha accettato! Io non ho parole. Compleanno della nipote. Ho come l'impressione che il cibo ci basterà, Gabriel. Dottor Xu, siamo amici? Yes! Grande, dottor Xu! E la bella Phyllis dov'è? Oh, pian piano troviamo. Ginger, forse Ginger. Però non viene Ginger, perché Ginger non esce di casa. E invece viene! Yes! Ok. Questo ha aumentato anche il rapporto. Vediamo con Gast, magari. Stai zitto! Non viene alla mia festa. Eh? No, niente, vaffanculo. Va bene, ho sferato. Perché sono venuto qui? Ah sì, per la clinica. Ho capito, qui non c'è nessuno. Ah, eccola. Ciao, Phyllis. No, grazie. Puoi fare un regalone. Tieni. Come ci deve pensare? Perché ci deve pensare? Dai, non far la stronza. Niente, fa la stronza. Chi era Sonia? No, Sonia l'abbiamo. Ah no, Sonia ci aveva rifiutato per il semplice fatto che non avevamo ancora preparato tutto. Vediamo adesso. Arlo. Ma non credo di essere amico di Arlo. Sempre 2 ore a parti.
strettissimi tempi. Ma togliti, cavallo di merda, dove vanno? Togliti, cavallo mio! Sì, non c'è nessuno. L'orario che ho scelto perché... Non credo. Cioè, inculate che piove. Non gli do il tempo di comprare il regalo da portare. Non ce l'ho neanche io regalo. Cazzo le regalo. C'ho niente, non c'ho. Vado a comprare dei fiori. Un'ora pari. Merda. E il sindaco... Adesso vediamo se può il sindaco. La puttana, togli... No, entra! Vediamo se adesso può. No. Yes! Ok, ok, ci siamo quasi. 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi e dai, dov'è il cavallo? Puli, vuoi venire alla festa? Yes! Puli, Arlo, vuoi venire alla festa? Tua mamma puttana! Vabbè, vaffanculo, ormai siamo qui. Eccoci, mi siedo. Che tieni premuto per arrangere the dishes. Che da fare? Yes! Let's get it started! Ah! Let's get it started! Yeah! Let's get it started! Ah! No! Non posso aggiungere cibo, non posso. Ah, perché stanno mangiando con calma. Salute a lei! A lei, a lei! Manca un po' di gente. Buon compleanno, auguri! Auguri! Un anno meraviglioso! No, non posso interagire, mi siedo vicino a lei, giusto? Il cibo nella quick bar? Non c'ho niente, Gabriel. Ah, adesso mi ha fatto mettere del cibo. E i piatti stanno sparendo. In realtà ne è sparito uno. Ah, ogni tanto mi fa aggiungere il succo al bicocca, ma... Ho finito. Che brutta festa, mica è colpa mia. Chi vuole minestra? Minestra! Chi vuole la minestrina? Dei tubi anche. Svuoto pure le tasche, già che ci sono. Zuppa di pesce piccante e vai! È un giorno triste. La pioggia al mese diventa infinita. Quanto dura sta merda? Un anno meraviglioso, Ciao cavallo. Ginger non è venuta. Neanche Gael è venuto. E cazzo, qua stiamo andando avanti da 3 ore. Contenta, Emily. Ma ce l'ho già il regalo, in realtà. Non dovevi darmi la quest.
Dai, tieni. O forse devo farla qui. Ah, no, fai un regalo, ok? No, no, no. Ma tua mamma, togliti. È scappata via come un'anguilla. Dov'è? Vieni qua, cogliona. Ferma. Allora, torta di zucca vorrebbe lei. Vabbè, la compro. Volevo i fiori, ma ti compro anche la zucca, dai. Solo perché è il tuo compleanno. Non ce l'hanno. Chi la vedeva la torta di zucca? La vecchia, mi sa. E va bene, ascolta. Ti regalo i fiori e fatteli andare bene. Vedo che mi ami davvero tanto. Sì, ciao. Quindi posso toglierla sta roba? Che dobbiamo fare? Tutto qui? Andiamo a vedere per sto cazzo di tubo? Ma vale la merda. Devo raccogliere la merda. Invitate 7 persone, presentate 3. Oh. Quando la gente è maleducata. Quindi è questo qui quello dove abbiamo la chance del 10%? E questo è il posto? Quando lei ti dice ti amo tanto, ma tu vedi solo meno 1 rosa e più 30 rapporto. È questo, perfetto. Vai. Al meglio di 3. No. No. Per cento, basta farlo 100 volte. Ci guadagniamo anche 2 soldini. Pochi, ma ce li guadagniamo. No? Voglio vedere cosa fa lei per il tuo compleanno. Secondo me ci inculiamo. Sull'altra parte dell'isola, non lo so. Porca vacca, guarda questo qui che c'aveva la corona incredibile. Questo qui vale 1 miliardo, eh. Puttana! 5.000! No, forse non è qua. Non è che magari è dall'altra parte, come diceva qualcuno? I king valgono tutti 5.000, non lo sapevo, no? Un anello nuziale! I tuoi capelli d'oro sono così belli, mi chiedo se appartenga a qualcuno con i capelli dorati di città. Ah. Vanno donati i king, sto cazzo. Mai. L'anello Gabriel o il King? King, sì. Ah, 10% di probabilità ad ogni lancio. Bene. Scusami, Gabriel.
90 ore di gioco, ma hai pescato un king, quella è sfiga. Sto cercando di pescare un tubo arrugginito, shooter. Ma non ci sta andando benissimo. Ascolta, c'ho il cavallo, via qua. Ma la queste parla con le bionde? Ma si può fare? Te... Oh... Ok. Il cavallo vola, vabbè. Mettiamo su a fare questo. Manca qui. Alluminio c'è. Vetro rinforzato c'è. Perché non ne posso fare due? Ah, perché mi servono altri due di alluminio inossidabile. Ah, non avevo capito. Facciamo 4. Vabbè, lampa 3. Lampada impermeabile. Ah sì, giusto, ne dobbiamo fare 2. Ho sbagliato con questi, vabbè, perché ne abbiamo ancora uno. Te. Qui aspettiamo un secondo. Andiamo a fare le robe. Tavolo l'ho messo via perché era in mezzo ai coglioni. E dov'è? Hack? Ah, perché è mezzanotte. Niente, andiamo a dormire. Mezzanotte, vanno a dormire. Abbiamo altre queste da fare. L'autobus è lì, poi basta, mi pare. Parla con le bionde il giorno della festa per le donne, è effettivamente strano. Lei è bionda? Io l'ho sempre definita rossa. Per me resta rossa. Lo stufato? No. Grazie tesoro. Ho dato la papaya con l'uovo in cima. Sì. Ok. Ok. Va bene. Un ascensore, certo. Va bene. Ma se lo vuole uguale ce lo dovrei già avere il diagramma, scusami, perché? Grazie per avermi aiutato con l'idea di estrarre consegne ai miei reali. Ho ricevuto un grande appoggio da parte della comunità. Per avviare le mie attività ho un incarico per te. Oddio. Nastro trasportatore vicino alla miniera. Che trasporterà il minerale? Che due palle. Va bene. No, aspetta. Ok. Mio fratello è andato al cielo alto di recente e è tornato con delle pietre colorate. Grazie, Ginger. Dana l'ho già letta. Risultati della ricerca. Mi ha dato un acquario. A caso.
Ok, allora facciamo così. Uno. Così consegniamo tutto. Posso fare due. Perfetto. Le piazziamo. Cosa manca ancora? I motori, cazzo, giustamente. Hai una quest di fuori. Ti aspetta Sonia. Ah, adesso vado. Grazie. Pa, 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 pa. Ok. Ma lei vuole un appuntamento, vuole. Che due coglioni questo in sala. Cioè, non vuole niente. Le ho parlato, non mi dà nulla. Buona giornata, Giulia! Devo per forza, Gabriel. Allora. A te mi tocca aspettare. Oh, Antoine arriva sempre quando arrivo anche io, eh. Degli autobus a lunga percorrenza, questo vale tanto. Ce ne serve un altro, ok, va bene. Anche il fratello di Ginger è bionda. Adesso vediamo se possiamo vendere i pesci perché il prezzo era sempre basso. Sarà della moglie. Yes! Mi ha dato un sacco di soldi. No, libro per mia figlia mese scorso. Mercato di misterioso. Una maschera da pandastrello. Ce l'avevamo la maschera da pandastrello, mi pare, nelle cose che possiamo fare. Sì, ma io volevo consegnare a cazzolone lì. Eccolo. Non la vuole. Cioè, mi devo mettere una merda in giardino No, con chi devo parlare qua? All'uomo misterioso, ok. E non ce l'ho la maschera pandastrello, adesso facciamo. Mi tocca veramente mettere in giardino questa merda qui? Mettiamo qua. Che mi guarda mentre lavoro. Che devo fare? Fa schifo, fa. Sì. Allora, la maschera. Merda, mi servono ali di pandastrello e noi le abbiamo vendute perché sono scemo. Vabbè, allora facciamo una roba. Mettiamo. No, oddio. Vabbè, intanto facciamo questo che è molto più semplice. Pneumatico, ne facciamo 4. Sì. Sedile singolo. Non ne possiamo fare nessuno. Facciamo. Ci servono un po' di assi. Vabbè, l'involucro, ok. Allora, mettiamo a fare qua altri stecchini. Per sicurezza. Fammene un tot. Ti è. Fornisco pure. No.
pare di aver fatto giusto. Non ne sono sicuro. Ali di Pandastrello, dove sono? Vabbè, dove sono i pandastrelli? Perché mi ricordo che c'era stata un'invasione di pandastrelli. Il sindaco aveva detto, sì, sappiamo che sono carini, ma sono pericolosi. Nella zona sopra la cascata. Boh, andiamo. Verso l'ascensore. Sai che mi serve altro mucco, tra l'altro. Sempre troppo poco. Dove c'è la segheria che rifornisco la legna? Era lì che li abbiamo dovuti uccidere. Che c'era l'invasione, praticamente. Non li ho visti. Cazzo, non li ho visti. Se si vedevano, non li ho visti. Cazzo, abbiamo solo un quarto d'ora. Di qua, Gabriel. Non li vedo mica. Devo a fianco, non li ho visti, sono pirla, cosa devo dirvi? E adesso? Ma devo entrare? Anche dopo che li ho sterminati? E poi? E infatti li ho scacciati dalla fattoria, mi pareva anche a me. Dove cazzo si può andare di qua? Ma che posto fighissimo. Tu ne hai ancora, Gabriel? No, io mi ricordo che li abbiamo sterminati tutti per una delle quest iniziali. Ma sono spariti. Forse ti si sono glitchati. Perché era proprio una quest ammazzarli tutti. Vabbè. Sì, infatti, mi sa che ti si sono glitchati, Gabriel. Oh, io non li vedo. Eccoli! Porca vacca! Vieni qua! Vieni qua! Mi sa che ci siamo. Signora Coccinella, muoia! È rimasta viva? Sono in missione per conto di Dio. È vero che ci sono le icone anche per i mostri. Thank you.
Ho messo anche l'icona per gli amici, ma vedo solo Emily. Perché adesso c'ho 70 quest? Porca vacca. Non ho niente. Perché? Guarda, occhio qua. Altopiano occidentale. Mari vuole che tu costruisca l'ascensore. Ok. Poi, uomo misterioso. E l'altra, che cazzo è? Hai cose. Vabbè, giusto, niente. Come non ho detto, sono scemo io. Cazzo è l'uomo misterioso? Eccolo qui. Ma non è mio il cavallo, lo devo accarezzare lo stesso? Ma veramente? Come vuol dire? No, aspetta, sì, d'accordo. Non lo sto segnando qui in realtà. Eccolo, sto tornando a casa. A lei! Perfetto. Maschera di Batman per fare i giochini erotici con Emily, no? Era per l'uomo misterioso. No, no, è quello preso settimanalmente di cavallo. Pneumatici li abbiamo. Il sedile mi manca, sì, appunto quel coso lì. L'involucro in acciaio ne abbiamo uno. Ne dobbiamo fare altri tre. Sì. Per farne altri tre, devo fare tre di questi. Ne posso fare solo uno. Non ho messo a fare i lingotti perché sono scemo. Sbagliato. Questa la pago. Pago, ci metterò un po'. Poi cos'era l'ultima roba che mi serviva? I sedili li posso fare. Perfetto. Tieni. Abbiamo 6 sedili. Il vetro ce lo abbiamo. Le vecchie parti ce le abbiamo. L'alluminio inossidabile non ce lo abbiamo. Però ne avevo messo a fare. Mettiamone a fare altri 3. Altri 5, top. Ne posso fare uno, appunto. È scuro perché è buio. Prenderne uno permanente di che cosa? Al cavallo, certo. Eh sì. Ma puliamo qua che c'è la merda. Tanto buio comunque, fanculo. Boh. Che altro ci serviva qui? Ah, cazzo, altri due motori. Che abbiamo finito poi. Ma motore avanzato. Le gomme. Le gomme. Poi qui da mettere mi sa che non c'ho altro. I sedili. No, li dovremmo averli i sedili. Non li ho appena fatti, scusa. Scusa. Dice che ne ho 6, dove sono? Ah, li ho messi giù probabilmente. Eccoli lì. Sì. Sedili. Mamma mia, che due palle. Ok, poi. L'involucro in acciaio e la lampada impermeabile. Ok, è praticamente fatto. Sì. Fammi sbirciare l'affare. Qui l'argano. L'argano, come cazzo si chiama? Banco da lavoro. Tre cuscinette a sfere, due lastre d'acciaio e il motore industriale.
finito lo stagno. Bisogna minerare. Va bene. Ci pensiamo con calma. Domani. A questo punto, ragazzi, teniamo... Oh, cazzo, però non sono così povero in questo momento, eh. Sono le 22. Tiriamo un attimino avanti in questo momento, perché tanto fra 6 minuti dobbiamo dare la linea di termos. Non ha senso dormire e buttare via un'altra giornata. Dubito che sia ancora aperto il negozio di cibo qui, però ci provo lo stesso. Infatti... No, dai, per 20 secondi. Beh, dovuto pensarci prima. Niente. Sì, sì, ne riparliamo lunedì. Io intanto inizio con molta calma a salutarvi. Vi ringrazio per aver seguito questa live e spero vi siate divertiti. Aggiungo che stasera non ci sarà la live perché sarò a vedere la capitana da meravigliosa. Grazie all'inverno muto per i suoi 8 mesi. Chioni, che dice tanto amore. Grazie per i suoi 6 mesi. Quindi stasera no live e molto probabilmente, anzi... quasi al 100% la saltiamo anche domani. Recupereremo con una live lunga più avanti, ragazzi. Faremo appunto la 12 ore per Sekiro. Adesso vedo se riesco a organizzare tutto per il meglio. Sì, mi ricordo. E ci vediamo domani. Siete contenti che ci vediamo domani? Eh? Chi viene domani? Dai, ditemi chi viene domani intanto, prima di chiudere, abbiamo ancora 4 minuti. No, Jack, perché non vieni? Sono offeso. Là io non posso fare niente, bastardo del telaio. Nico c'è, che bello. Ok. E vi ricordo naturalmente che domani saremo allo stand di Yamaha. Ragazzi, mi fermo, anche perché non c'ho più veramente una sega da fare. Salviamo, ci prepariamo. Dai. Ok. Rediamo i termosifoni. Intanto grazie per donazioni super e sub come sempre. Rediamo i termosifoni e diciamo scusa Mark per l'anticipo, ma purtroppo non riuscivo a fare altro. Punto esclamativo. Buona live comunque, sei un grande. Va bene? Grazie a tutti ragazzi, noi ci vediamo domenica sera in live e domani alla Cartoon Mix. Ciao!